Torna all'Orient Hearing, torna anche in questo mese di settembre la rubrica dedicata allo sport con bussola e cartina. Abbandonate le Dolomiti, si approda in Puglia, a Crispiano, in provincia di Taranto, e Martina Franca per l'esattezza, per i campionati italiani sprint e long. Appuntamento dunque particolarmente importante per la disciplina, come sottolineato anche dal commissario straordinario della FISO, il trentino Sergio Anesi. Una vita spesa per il pattinaggio velocità, ma che ora si occupa dell'orientamento. Ancora una volta qui al mio fianco Pietro Ilarieti, ben trovato Pietro. Buongiorno a tutti, grande momento di orienteering qui in Puglia, ci si giocano due titoli importanti. E dicevamo, panorami completamente diversi, abbiamo abbandonato le Dolomiti, le prime due puntate erano dedicate alle gare che si sono svolte nell'ambiente montano vero e proprio, qui cambiamo totalmente ambiente. Sì, qua c'è il tipico centro storico pugliese, quello di Crispiano e poi di Martina Franca, e poi ci spostiamo a Parco delle Querce, un ambiente naturale insolito per gli orientisti, con parecchie difficoltà, con questi muretti tipici della campagna pugliese, gli uliveti, le colline, i sassi, insomma molto difficile. Intanto qui in apertura vediamo il prologo di questa intensa tre giorni di gare di orienteering in Puglia, City Race, prima prova della tre giorni pugliese, che parte dunque con questo prologo, una prova cittadina che permetterà ai 500 orientisti giunti in Puglia da ogni parte d'Italia di prendere anche confidenza con le mappe locali, Pietro. Sì, prologo bagnato. Però, prologo fortunato, assolutamente fortunato, e ci prepariamo a vivere questi due appuntamenti di campionato italiano che riserveranno veramente tante sorprese. E qua siamo a Martina Franca col suo bel centro storico che ospitava la prova sprint, ma prima sentiamo la voce dei protagonisti, poi entriamo nella gara vera e propria. Il benvenuto del territorio a cura del sindaco di Martina Franca, Franco Ancona. Sì, mi fa molto piacere davvero accogliere stamattina tanti atleti venuti da tutta Italia a portare a Martina Franca una specialità sportiva che qui conosciamo poco, ma che sono sicuro sarà molto accolta dai cittadini di Martina Franca. Davvero devo ringraziare la federazione per aver scelto la nostra città, è la città vicina a Crispiano, con il quale condividiamo un bellissimo territorio, per svolgere questa specialità e questa gara. Tanti giovani, alcuni piccoli, alcuni più grandi, mi fa capire che questo è uno sport davvero per tutti, che è uno sport per la salute mentale e fisica dei nostri giovani e delle nostre persone anziane. Ci presenta la gara sprint a Martina Franca il tracciatore Cristian Bellotto. Sì, oggi è un tipico centro storico del sud Italia, gli atleti dovranno veramente essere sempre a contatto con la carta, tecnicamente sarà difficile, la chiave sarà cercare di essere sempre in anticipo sulla tratta successiva. Altre difficoltà, terreno molto scivoloso e la presenza del pubblico lungo il percorso. Sì, è caratteristica di una sprint, a livello internazionale è normale che sia così, qui siamo in un centro storico, sicuramente un problema in più per gli atleti oggi. Allora abbiamo sentito il sindaco di Martina Franca, Franco Ancona, e il tracciatore Cristian Bellotto, che è entrato più nello specifico, Pietro, di questo tracciato per quanto riguarda la prova sprint. Sì, una prova sprint molto molto tecnica. Allora, due delle difficoltà. Uno è questa pietra bianca sul, diciamo così, che pavimenta il centro cittadino, un centro cittadino fantastico. Qui abbiamo visto anche il palazzo di Sant'Agostino, che è stato aperto al pubblico per l'occasione, e poi l'altra difficoltà, correre fra la gente, quindi questo è proprio l'imponderabile. Sì, vedremo nelle immagini anche qualche passaggio della gara sprint con qualche cittadino di Martina Franca un po' allibito, che magari non sapeva della gara, c'era anche tanto pubblico a seguire, ma c'era anche chi non sapeva, che si guardava in tono un po' spaesato. Emiliano Corona, GS Pavione, intanto alla partenza, ovviamente in Puglia si sono dati appuntamento tutti i migliori interpreti della disciplina ad organizzare l'ASD Sport Le Ardere Extreme Outdoor, che da due anni hanno lavorato intensamente per la realizzazione di questo evento, dicevamo 500 gli orientisti che si sono dati appuntamento, Mare Cadam intanto al via qui in Puglia, sempre insomma numeri abbastanza importanti.
numeri importanti, c'è stata proprio una vera e propria migrazione dalle regioni del nord, Trentino e Veneto in particolare, per andare ad onorare questo evento organizzato da Sandro Passante e da Armando Nuzzone. Sì, parlavi della sorpresa del pubblico, indubbiamente c'è stata, però grande lavoro d'equipe, soprattutto delle associazioni del territorio, le associazioni di atletica, e qua c'è stata una piccola chicca che gli organizzatori hanno portato, la moto medica, ossia per essere sempre sul posto in caso di necessità. Questa era una cosa che proprio gli organizzatori ci tenevano a sottolineare. Nicole Scalette, Unione Sportiva Primiero in Trentino, una delle patrie, lo abbiamo già ricordato nelle precedenti puntate della nostra rubrica dedicata all'orienteering di questo sport. Sebastian Inderst intanto al Vio Park World Tour Italia, Unione Sportiva Primiero, dicevamo, che tra l'altro ha tanti sport all'interno, non solo l'orienteering, un'unione sportiva che è anche quella di Francesca Taufer, che raggruppa davvero tante discipline. Dicevi la motomedica, anche perché intanto qua mi viene in mente una cosa: siamo passati dal prologo bagnato, prologo fortunato, come dicevamo prima, a temperature ben più alte, oltre i 30 gradi, no? E quindi insomma la motomedica potrebbe essere anche utile. La motomedica potrebbe essere utile anche se raggiungere poi certi angoli di Martina Franca è complicato, perché è veramente un labirinto. Diciamo che è un bellissimo centro che va pedonale, quindi molto bello proprio da visitare. Eleonora Donadini, polisportiva pesanese, la vediamo in questo momento alla via, seguita dal nostro operatore, poi Riccardo Scalette, che sicuramente è uno dei favoriti, come tra i favoriti possiamo mettere anche Indest, insomma sicuramente sono tra i nomi che possono dire la loro per quanto riguarda ovviamente la gara maschile. Allora, diciamo che Riccardo Scalette non è uno dei favoriti, ma è l'assoluto favorito. Pensa che il suo obiettivo dichiarato inizio anno era quello di vincere tutti i titoli italiani in palio quest'anno. Lui dice non sono quattro i titoli, ma ben cinque, perché lui considera anche la sprint relay che si terrà in Valle di Primiero nel mese di ottobre, quindi anche con la sua squadra vuole arrivare a vincere un altro titolo. E qui è proprio Riccardo Scalette velocissimo in azione nel centro storico, vedi quante difficoltà. Sì, sono bellissimi questi passaggi, no? Le scalette, questi vicoli molto stretti, questa pietra bianca che ricordavi anche tu, e questo sole qui, Sebastian Inderst, che ricordavamo anche prima, Samuele Curzio, questo sole che sicuramente non dà tregua e può essere un fattore importante, soprattutto poi quando si farà anche la long, che si lasceranno i centri cittadini per approdare in campagna, in aperta campagna. Esatto, qui nel centro storico siamo nel tardo pomeriggio, c'è anche, diciamo così, l'attenuante che le case aiutano a fare ombra. Il vero problema sarà domani, quando invece saremo in aperta campagna e di ombra non ce ne sarà molta. Questa è Irene Pozzebon, una delle favorite più per domani che per oggi. Andreina Brandi, corsa orientamento club Roma, ancora Riccardo Scalette, Park World Tour Italia, e lo vediamo proprio nelle fasi finali della sua gara con la maglia arancio, nero e bianca, e lo vediamo seguito proprio dal operatore. Molto belle queste immagini che ci portano all'interno del centro cittadino di Martina Franca. Michele Caraglio, anche lui impegnato in questa prova, e qua vedi si passa proprio tra i tavolini dei sì. bar, si passa davanti ai portoni di casa, si passa nelle vie principali del centro cittadino. Uno sta tranquillamente seduto all'ora dell'aperitivo e si vede la gara. Poi parlavi dell'operatore che seguiva Riccardo Scalette, in effetti un grosso sforzo anche per chi ha realizzato le immagini. Sicuramente questo va sottolineato. Tommaso Scalette è intanto arrivato, e arriva anche Emiliano Corona, Jesse Pavione, l'avevamo visto il ragazzo alla partenza, anche lui, eccolo qui, ha concluso la fatica. Maria Novella Sbaraglia, gruppo orientamento Subiaco, anche per lei il traguardo, e Marek Adam, che avevamo visto anche in poc'anzi in questa nostra sintesi, anche lui la fatica si fa sentire, si fa vedere anche sul volto, no? L'abbiamo visto di Marek. Sì, Marek Adam, che è uno specialista proprio di queste prove, ha vinto a Roma 3 anni fa, ha vinto il Roma Meeting.
Nicole Scaletto, Unione Sportiva Primiero, anche lei dunque all'arrivo. Qui vediamo anche il pubblico che attende gli atleti, Lucia Curzio, a fatica, arrivano volto rosso, stremati dalla fatica, perché il caldo ovviamente qui in Puglia si fa davvero molto molto sentire. Quindi siamo passati dalle giornate bagnatissime di Madonna di Campiglio, che hanno inaugurato, no, per il 2018 la nostra rubrica con le 5 giornate sulle Dolomiti, a questo caldo pugliese. Intanto Irene Pozzebon, che come ricordava Ilarietti, Pietro, è la favorita forse per la gara di domani. Aaron Gaio, anche lui GS Pavione, un'altra delle sicuramente delle società importanti. Eleonora Donadini, polisportiva besanese. Eleonora Donadini, che l'anno scorso è stata campionessa long, se la gioca con Francesca Taufer, che sta arrivando in questo momento. È proprio una lotta sul filo dei secondi e scopriremo ben presto chi sarà la nuova campionessa italiana. La grinta di Francesca Taufer, Unione Sportiva Primiero, va a chiudere la sua gara, va a chiudere la sua prova. 13:41 il tempo di Francesca Taufer, e quindi è prima, lo vedete, i festeggiamenti per lei davanti a Eleonora Donadini. E Nicole Scaletto è terza, al maschile ha vinto Riccardo Scaletto, Park World Tour Italia, nonostante questo forcing finale di Sebastian Hinderst, che è arrivato a 23 secondi dal vincitore, dunque seconda piazza per Hinderst alle spalle di Scaletto. E questo invece è il terzo, Alessio Tenani, polisportiva Masi, che è arrivato a 35 secondi da Scaletto, che si è aggiudicato il titolo italiano. Grande specialista Alessio Tenani, è il detentore di vittorie del Meeting di Venezia, che è per eccellenza la gara italiana più tecnica e sprint. E qua l'arrivo vittorioso di Riccardo Scaletto. Scaletto dunque che si porta a casa anche questo titolo italiano, che vuole fare il pieno, come ricordava Pietro, di titoli tricolori in questo 2018. E qui scambio di impressioni sul traguardo, no? C'è sempre un costante scambio di impressioni fra concorrenti, perché si va sempre a controllare dove si è commesso l'errore o dove si è fatto bene. Park World Tour Italia dunque ai primi due posti al maschile, con Scaletto e Hinderst, poi Tenani, Francesca Taufer, Eleonora Donadini e Nicole Scaletto. È il podio invece per quanto riguarda il campionato italiano sprint al femminile. Ancora una volta la voce dei protagonisti, i neocampioni italiani. Allora, Francesca Taufer, Riccardo Scaletto, da Primiero in Puglia per vincere il titolo italiano sprint. Sono contenta, la gara è andata bene, era davvero un posto divertente. Per me è il mio primo titolo, quindi sì, felicità doppia. Primo titolo dedicato, quindi una dedica speciale? La dedicherei ai miei allenatori, alla mia società, che senza di loro non avrei mai fatto questo salto negli ultimi anni. Riccardo Scaletto, invece, per te titolo italiano numero? Non so che numero, però ci tenevo ovviamente a correre bene e dopo un'estate non al top, quindi non ho corso al massimo delle mie potenzialità perché ho sbagliato molte scelte, ho fatto alcuni errori, però comunque sono contento anche del secondo posto di Sebastian Hinderst e del successo per il nostro team. Riccardo Scaletto è dunque contento per il successo del Park World Tour Italia, che come notavamo ha piazzato un 1-2, primo lui, secondo Hinderst, terzo Alessio Tenani, e invece abbiamo sentito anche le parole e la felicità di Francesca Taufer, Unione Sportiva Primiero, che è stata premiata ora dal commissario straordinario Sergio Annesi, neocampionessa italiana sprint, e qui la moto medica, la moto di soccorso, che fortunatamente non è entrata in azione, no Pietro? Fortunatamente non è entrata in azione, ma un servizio molto importante e apprezzato sicuramente. Mentre ci spostiamo al Parco delle Querce, oggi giornata caldissima, gli atleti provengono dalle regioni del nord probabilmente andranno incontro a qualche problema di disidratazione. Il termometro segnava 34 gradi e dunque sarà una prova davvero molto molto dura su un tracciato che parte da qui ma poi si snoda nelle campagne. Sentiamo la voce dei protagonisti per questa gara, campionato italiano long.
È un grande piacere per noi qui a Crispiano ospitare questi meravigliosi campionati di orienteering e qui in questa terra stupenda della Puglia, un percorso che mi hanno detto gli atleti molto duro, difficile, ma molto diverso magari da quello che hanno sempre fatto su al nord. Noi siamo fieri di aver ospitato questi campionati e ci proponiamo naturalmente di ospitarli ancora. La gara di oggi sarà sicuramente una gara molto impegnativa, anche dovuto al fatto che si prevede un aumento della temperatura considerevole, che stresserà ulteriormente gli atleti. Ci sarà un terreno tipico della macchia mediterranea, si rientra in terreni molto tecnici che possono mettere sotto stress gli atleti e dargli quella giusta variazione che è una long domanda. Allora abbiamo sentito il sindaco e anche il tracciatore di questa prova long ideata da Simone Grassi, che prevede davvero poca ombra. Allora sì, prevede poca ombra e soprattutto oggi c'è questa incognita sole di cui avevamo parlato. Ci sono delle difficoltà veramente importanti perché alcuni punti di controllo sono posizionati sopra delle piccole colline e per raggiungere le lanterne c'è da attraversare delle zone con molte, molti sassi e soprattutto anche molti arbusti che rendono molto difficile raggiungere i punti. Nonostante le altissime temperature, infatti vedi che la maggior parte degli atleti gareggiano con i pantaloni lunghi. Sì, questa era una cosa che volevo chiederti, ovviamente nonostante i 34 gradi tutti con i pantaloni lunghi, perché ovviamente la macchia mediterranea con i suoi arbusti può creare grossi problemi, o anche queste pietre di cui parlavi può creare davvero grossi problemi agli atleti. È così, in effetti anche noi per andare sul percorso abbiamo dovuto ricorrere all'aiuto del motoclub La Francesca, che ci ha portato con dei mezzi fuoristrada adeguati, quindi quad e moto adeguate da cross, perché certe aree erano veramente difficili da raggiungere. E qui vediamo invece, abbiamo intravisto per un attimo il tipico muretto a secco, no, delle campagne pugliesi, e anche questa sicuramente sarà una difficoltà, lo evidenziavi già in corso di questa nostra puntata dedicata alle prove italiane di orienteering in quella di Puglia. Beh, oltre però ad essere molto belli, durante la gara si rivelano molto molto difficili da superare, perché se come sapete nell'orienteering ognuno sceglie la traiettoria, se uno sceglie di fare una traversata molto diretta e però si trova un ostacolo di questo tipo, poi lo deve anche superare. Allora è partita la prova long che assegnerà i titoli tricolori per il 2018, a conclusione della intensa, anzi direi intensissima, tre giorni pugliesi, che ha regalato tante emozioni agli atleti, 500 lo ricordiamo, ma anche al pubblico, soprattutto a coloro che seguivano e vedevano questo tipo di gare per la prima volta, in particolare nei centri cittadini, qui po' meno pubblico in mezzo alla campagna, però insomma gara sicuramente interessante. Tommaso Scaletta, Park World Tour Italia, che abbiamo visto ha fatto il doppio successo, primo e secondo posto per quanto riguarda la sprint. Vedremo oggi Christine Kirchlechner, Sport Club Meran, e qui un'altra area, ovviamente quella dell'Alto Adige, che ha qualcosa da dire anche in questa gara. Alto Adige, che è sempre stato terra di orienteering, una terra particolarmente sportiva, ma anche in questa disciplina ha offerto e continua a offrire grandi campioni anche a livello nazionale. Anna Caglio, polisportiva besanese, qui ci sono queste tendine a coprire proprio la partenza per quanto riguarda la gara long. Fabiano Bettega, GS Pavione, ma poi si corre sotto questo sole feroce e tanti pagheranno pegno, lo vedremo anche sull'arrivo, tanti sono arrivati davvero stremati, Pietro. Sì, gazebo che solitamente servono in caso di maltempo, oggi servivano proprio per ripararsi dal sole. Se vogliamo guardare invece alcuni dei protagonisti di oggi, Francesca Taufer potrebbe essere una delle papabili da zona medaglia, con lei anche Verena Troi, Christine Kirchlechner, poi Irene Pozzebon, questo per guardare solo alla categoria femminile. Dimenticavo l'esperta Renate Fauner, che è tornata alle gare quest'anno e si è già espressa ad ottimi livelli. Tra i maschi invece favoritissimo ancora Riccardo Scalet, con lui sempre anche Sebastian Hinderst, Alessio Tenani, Mattia De Bertolis, che è un giovane molto interessante.
Non è detto che chi va bene nella gara sprint poi sia favorito anche per la long, perché come in tutte le discipline ci sono gli atleti veloci e ci sono gli atleti di resistenza, così anche nell'orienteering. Sebastian Inderst, Parkour Tour Italia, Irene Pozzebon tra le favorite sicuramente, come ricordava Pietro. Abbiamo visto prima anche Verena Treuter, runner Orientierungsläufer, che è un'altra delle società molto forti per quanto riguarda l'Alto Adige. Eccolo qui Mattia De Bertolis, Unione Sportiva Primiero, quindi Alto Adige, Primiero, ma anche Puglia, sicuramente tre zone dove l'orienteering è di casa. Riccardo Scaletta allora si è messo già in tasca il titolo per quanto riguarda la sprint a Martina Franca, lo vediamo ora alla partenza per quanto riguarda la prova long distance, quindi insomma cercherà di fare l'amplen anche qui in terra pugliese, portarsi a casa questi due titoli italiani, aggiungerli agli altri due già conquistati e poi cercare ad ottobre di fare proprio il pokerissimo, no? Il pokerissimo sicuramente sì, sarà difficile però per Scalet, perché siamo a fine stagione. Una curiosità, il compagno di squadra di Riccardo Scalet, Sebastian Inderst, ha chiuso qui la sua stagione e pensa un po', è partito per il giro del mondo. Sì, ho letto questa cosa, così 4-4 se n'è andato a fare il giro del mondo, tutt'altra cosa, cartina e bussola non gli mancano, insomma di sicuro non si perderà. Mare Kadam, e qui siamo proprio in queste zone, anche in queste, su queste rocce, su queste collinette di cui parlavi tu prima anche, Pietro. Sì, come hai potuto vedere il terreno è ostico e non puoi esprimere una grande velocità, quindi massima attenzione soprattutto a dove metti i piedi. Io ci sono stato e camminando e guardando con attenzione ho fatto fatica a muovermi, figurati per gli atleti che devono correrci. Alessio Tenani l'abbiamo visto prima, ora di nuovo Christine Kirchlechner, Sport Club Meran, sta controllando, vedete, con grande attenzione come e dove muoversi, qui le immagini dall'alto, e poi Mattia De Bertolis, Unione Sportiva Primiero, arriva anche lui, e Irene Pozzebon, Polisportiva Besanese, e tutti controllano davvero con grandissima attenzione la cartina, perché è un terreno che sembra così facile, intanto qua vediamo, no, i GPS si muovono, sembra un terreno così facile, no? Da una prima occhiata infido. È ostico, soprattutto tenere la concentrazione per così tanto tempo. Tra l'altro in campo femminile in questo momento il testa a testa è proprio tra Renate Fauner e Irene Pozzebon. Intanto qui invece Maria Chiara Crippa, sempre Polisportiva Besanese, vedete qui anche questo passaggio, Sebastian Inderst, anche lui sta arrivando e tutti sono già approvati, no? Tutti molto accaldati, viso rosso, si suda parecchio, Adrian Brandi intanto in questo passaggio e sembra quasi una zona perfetta per girare un western, no? Cioè questo caldo, questi arbusti, sì, queste rocce particolari. In questo momento eravamo presenti proprio in questa zona di punzonatura, Christine Kirchlechner ha avuto proprio un attimo di scoramento, si è girata verso di noi e ci ha detto no basta, mi fermo, poi in realtà lei ha tenuto duro. Francesca Taufer, anche lei sta tenendo duro, Unione Sportiva Primiero controlla con attenzione, Irene Pozzebon sta andando molto molto bene, funzionatura anche per lei, Nicole Scalet, giovane dell'Unione Sportiva Primiero, anche lei passa con non chance, Verena Treuter, runner Orientierungsläufer, e anche lei un po' affaticata e scoramento anche per la, sì, ragazza altoatesina. Qui invece è una vera e propria crisi e si ritira, ci saluta e dice basta, mi ritiro. E insomma c'è anche chi molla, fa parte del gioco, non molla in questo momento Michele Caraglio e non molla neanche Francesca Taufer, che cerca la vittoria, però deve fare sicuramente i conti con Irene Pozzebon, con l'altra ragazza del Terlaner Orientierungsläufer, che è la Renate Fauner, che è tornata, come ricordava Pietro, alle gare. Qui intanto come si muovono ancora sulla cartina di questa long gli atleti. Poi un'altra cosa che non abbiamo detto, lungo il percorso sono presenti delle aree di ristoro che sono state cercate veramente come le oasi nel deserto, perché gli atleti ne sentivano proprio l'esigenza, sono crollati, molti di loro sono crollati sfiniti dopo il traguardo. Ed eccola all'arrivo Renate Fauner, Terlaner Orientierungsläufer, numero 15 per l'Alto Atesina. Dicevi erano stremati gli atleti, eccola qua, Renate Fauner va giù proprio subito dopo la linea del traguardo. Sì, sono immagini che fanno anche, diciamo,
emozionano, perché Renate Fauner è un'atleta fortissima e vedere un atleta del suo livello prendersi proprio una pausa, non saprei come chiamarla. Stremata davvero, subito sotto lo striscione dell'arrivo, insomma. Esatto. Noemi Hinderst ne ha ancora invece per tagliare il traguardo. Arriva anche Adrien Brandi, corso orientamento Club Roma. Eccola qui all'arrivo, andatura faticata anche per la ragazza con la maglia arancia, il numero 9, poi anche lei si sdraia per riprendere fiato, Anna Caglio, insomma davvero questo caldo torrido, questi 34 gradi oggi si sono fatti sentire, Lucia Curzio per quanto riguarda la polisportiva Masi, anche lei si accascia subito dopo l'arrivo, arrivano generi di conforto, subito acqua e subito ad idratarsi, Aaron Gaio intanto, GS Pavione, sportivo Pavione con il numero 50, anche lui subito giù, anche per lui subito l'acqua. Diciamo che non è frequente vedere, ecco, queste scene di grande fatica. Sì, si vedono gli atleti sfiniti, però in questo caso li abbiamo proprio visti svuotati di ogni energia. E sta arrivando bene, molto bene, Irene Pozzebon, polisportiva besanese, che probabilmente va a prendersi la vittoria. Eccola qua anche lei sul traguardo col numero 1, Michele Caraglio, intanto in questo momento a grosso orientamento San Alessandro, che taglia il traguardo, Francesca Taufer, Unione Sportiva Primiero, e dunque Irene Pozzebon dovrebbe chiudere per prima questa prova. Aspettiamo anche l'arrivo dei ragazzi. Nicole Scaletti intanto sta arrivando in questo momento, anche per lei l'agognato traguardo, Pietro. Sì, la vedo arrivare comunque bene, Nicole Scaletti, che quest'anno si è data anche al triathlon, quindi lei è un atleta, possiamo dire, polivalente. Cristina Kirchlechner, Sport Club Meran, certo non sono le temperature che è abituata a trovare sulla città del Passirio. Riccardo Scaletti, eccolo qua, Park World Tour Italia, davvero stanchissimo anche Riccardo Scaletti, che sta per tagliare il traguardo anche per lui. Guardate quanto e come stanco lo devono trattenere, e vanno poi subito a bagnargli il capo, a bagnargli il corpo, perché davvero questi 34 gradi hanno massacrato, se così si può dire, oggi i concorrenti. Riccardo Scaletti comunque dovrebbe aver vinto questa prova, così come Irene Pozzebon, e si rinfresca. Aspettiamo anche l'arrivo di Sebastian Hinderst, il compagno di squadra di Riccardo Scaletti, e poi c'era qualche altro giovane che forse doveva ancora tagliare il traguardo. Sebastian Hinderst, Park World Tour Italia, anche lui cerca proprio l'ombra del gonfiabile, no? Incredibile. Sì, è stato comunque molto bravo e ha conquistato la medaglia di bronzo, non è riuscito ad andare a podio Alessio Tenani. Riccardo Scaletti primo, 1:37:21, Mattia De Bertolis allora argento, 1:45:43, Sebastian Hinderst 1:48:08. Vince Irene Pozzebon, come dicevamo, allora polisportiva besanese, 1:34:24, 1:34:47 per Renate Fauner, Anna Caglio terza, 1:39:47 per questa gara, che è stata davvero durissima. Guardate, tutti la prima cosa che cercano è l'acqua. Io direi che comunque è stato un grande spettacolo quello che abbiamo visto qua in Puglia. Allora, qui siamo pronti per le premiazioni, ricordiamo neocampione italiano long Riccardo Scaletti, neocampionessa Irene Pozzebon, Scaletti ha preceduto appunto Mattia De Bertolis, e poi terza piazza invece per Sebastian Hinderst. Le interviste. Riccardo Scaletti, la vittoria ottenuta proprio con la forza di volontà, sfinito sul traguardo. Sì, decisamente sfinito sul traguardo, ho cercato di partire molto veloce e recuperare sui miei avversari, poi dopo un'ora di gara devo dire che il caldo era veramente eccessivo, quindi ho dovuto rallentare molto e non sono molto felice della seconda parte della gara, comunque ho resistito, ho cercato di finirla al meglio. Campionessa italiana long Irene Pozzebon della polisportiva besanese, il tuo secondo titolo in carriera. Sì, esatto, l'anno scorso era stato per me il titolo middle e quest'anno così inaspettatamente anche quello long, e per me è stata una stagione non di successo, quindi avevo deciso di staccare completamente la testa negli ultimi due mesi in estate, e forse questo mi ha portato ad arrivare serena a questo appuntamento in totale
libertà mentale, diciamo. Si chiudono questi campionati italiani in Puglia. Sergio Anesi, il bilancio dell'evento. Ma credo di poter affermare a nome anche di tutti i partecipanti che ci sia stata davvero una buona organizzazione che ha dato qualità a questo evento. Certamente l'ambiente diversificato nella sprint e nella long ha saputo rendere ancora più interessante una trasferta per molti atleti che provengono dal nord che credo resterà nei loro ricordi. I risultati poi sono incoraggianti sia per il numero di partecipanti sia per la qualità della competizione, che credo diano loro anche il vero senso dell'orientamento futuro. Questo era Sergio Anesi, prima abbiamo sentito Irene Pozzebone, prima ancora Riccardo Scalette, che hanno vinto i titoli italiani long. Siamo in chiusura con queste evoluzioni del locale motoclub per questa 3 giorni di orienteering davvero molto intensa in Puglia, Pietro. Sì, è stato un grande spettacolo. Arrivederci, alla prossima. Grazie a voi tutti.